Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi siamo qui su Minecraft serie principale, Minecraft. Allora, perché Minecraft? Perché comunque, raga, abbiamo tanta fantasia. Se per caso vedete una grandissima mancanza di un episodio, perché stavo registrando, appunto, non mi ha registrato nella conclusione e nella seconda parte che appunto, anzi, la terza parte, appunto, che doveva registrare. Oggi che andremo a fare? Oggi vi faccio vedere appunto cosa abbiamo fatto nello scorso video. Non abbiamo fatto niente di che, infatti abbiamo fatto giusto qualche cosina riguardante del cibo. Siamo senza cibo, ragazzi, questo è un allarme che appunto non bisogna avere. Potete vedere ho due mucche, anzi adesso tre, no, due mucche. Vediamo se mi fa mangiare. No, raga, non mi fa mangiare. Che appunto non io registravo, ma non sapevo appunto che non mi stava registrando. E ho dovuto anche, guarda che ho dovuto anche censurare alcune piccole parti e tagliare alcune piccole parti dove potrebbero dare anche fastidio ai genitori oppure a voi stessi. Quindi, raga, non posso, devo stare un po' più calmo e è pieno di mob, è pieno di mob, sì raga, è pieno di mob. E vado a dormire, raga. Non voglio far esplodere il creeper. Due stringa, mi servono troppe le stringa. Ok, ciao. Non sapevo. Oh, che. Non devo morire. No, raga, mi devo muovere. Ma dove sono rovinato tutto il terreno? No, raga, prendo le cose e vado a dormire. Prendo le cose e vado a dormire. Non si può stare qua, madonna che brutto. Prendi tutto, prendi la spada, prendi la spada. Prima c'è la spada. Vi ricordate non esplodere? Ma porca. No, raga, ma veramente è difficilissimo. Vabbè, l'albero lo devo buttare giù, quindi mi ha fatto anche una grazia, però. Allora, stavo dicendo, vi ricordate quando vi ho detto del fatto che è pieno di pecore? Bene, non è vero. Io sto cercando di mangiare. Non mangiano. Si infami, non mangiano. Ho un cuore, raga. Non ci credo. Mucca, la uccido, raga. Se mi serve la carne. Meno che non faccio le zuppette. Quando qua è pieno di funghi. No, mi serve la zuppetta. Di funghi rossi, ecco. Siamo messi un po' male nel fatto del cibo, eh. Comunque, oggi andremo a fare una farming. Una semplice farming. Non né semi-automatica, è manuale. Cioè, che noi andiamo là a, appunto, ottenere del cibo. Vabbè, sarebbe una semplice farming. Non semplice, ma proprio semplice, semplice. Per ottenere un po' di cibo, perché, ragazzi, siamo messi un po' male. Come potete vedere abbiamo 64 e 8 pezzi di semi, quindi purtroppo lo devo fare perché nello scorso video l'ho fatto, ma cioè, ci vuole. Non lo so perché raga mi usciva file danneggiato, però il file è sempre lo stesso, quindi credo che sia o un errore del programma o cose così. Infatti oggi ho editato pure il video, cioè oggi quando sto registrando questo video ho editato lo scorso video. Mi sta piacendo un sacco, anche mi piace, credo che vi sta piacendo un sacco. E ragazzi, continuiamo così, che veramente dalle statistiche sto vedendo che nel primo video abbiamo fatto bensì tante visualizzazioni. Cioè, tante visualizzazioni, tanti mi piace. È vero che mi prendo spesso 10 mi piace, però. Vabbè, fallo entrare. Qui, qua. No, chi entri qui. Mangia, mangia. Ho copiato. Zan, 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 zan. Eccolo un altro. Grazie. Perfetto. Adesso teniamo una produzione molto più grande, come potete vedere. Adesso se cresce uno dei due bimbi, dei due piccolini, vediamo se. No, niente. Comunque, se dei due bambini se crescono, possiamo ottenere un altro di produzione. Allora. Come la volevo fare? La volevo svolgere, diciamo così, tutto in legno.
Cioè, nel senso, tutto il pavimento in legno, cioè sotto il legno, e sopra il grano, che appunto cresce, cioè diciamo così, creiamo, tipo, non nel mare, raga, non nel mare perché il fiume è mare, perché adesso non so, però non lo voglio rovinare il paesaggio. Quindi lo voglio fare tipo qua, in questa zona qua, che è vicino alle canne da zucchero, vicino all'acqua, tipo creiamo una fonte di acqua infinita e la facciamo. Sarebbero grano, carote e patate. Facile, facile. Pavimento appunto di legno, molto semplice e accessibile. E lo volevo fare tipo 4, quindi tipo così, 2, 4, acqua, 2, 4, ok? Perché l'acqua si sposta se non sbaglio da 8, quindi massimo 8 blocchi. Massimo. Riuscita una? No. Allora, ho legno, l'ho appena preso, raga, io ho iniziato prima a registrare. Ho preso un po' di legno, come potete vedere. Usiamo questo qua scuro perché, raga, abbiamo una foresta. Come potete vedere, là, vedete. Quindi credo che là che ci danno molto più legno, anche mi piace il colore. Vero, il colore è troppo scuro dà fastidio, però diciamo così, se lo imposti come lo devi impostare, se lo modifico un pochettino. Che poi, raga, non ci siamo resi conto, ma io sto camminando con un cuore. Bene. Per adesso uso questo qua, ma adesso no. Perfetto, perfetto. Prendiamo il legno. Lo modifichiamo un pochettino, tipo facciamo 64, eh. Mancano qua. Allora, visto che sono senza cibo, c'è un cuore, vado a prendere la palla e ci andiamo qua. Ok, raga, allora. Ok, sto prendendo tutti questi qua perché voglio cercare di modificare meno ambiente, quindi. Andiamo tutti sti. Allora, scaviamo questa parte qua. Adesso non ci scavo. Ragazzi, allora, sono andato a mangiare. Quindi ho recuperato un po' di cuori così almeno evitiamo. Mi sono reso conto che noi abbiamo preso soltanto barbabietole e grano. Non abbiamo mai preso tante carote. Cioè, ci hanno dovrate sempre di zombie. Quindi non possiamo creare altre farming tipo maiali, eccetera, eccetera. Perché secondo me la miglior carne è quella dei maiali, che appunto si prendono solo le carote. Ed è facilissimo ottenerle perché le carote, veramente. Se sono facili, cioè basta che si creano una farming, un po' di bone meal e fatto. Come potete vedere sto cercando di prendere un po' più di spazio, perché così almeno otteniamo un po' più di spazio e riusciamo a mettere due farming. Ho detto deve essere, dopo vi faccio vedere come deve essere. Non è una grande cosa di bellezza, però raga, comunque dobbiamo, ci serve cibo. Non possiamo mettere a fare decorazioni in quanto adesso è iniziata. Allora, lasciamo così. Perfetto, vi ho preso un po' di spazio, eh. Un paio di torce, vado a dormire e prendo le torce. Allora, raga, crafting table, mettiamolo qua. Ho portato un po' di ferro per fare il secchio d'acqua. Ok, il secchio d'acqua fatto. Qua si può fare un 4x4. Ok. 4x4. Perché era una fonte di infinita l'acqua. Ok,